Il Paradiso 7, trame dal 1 al 3 febbraio, Matilde che Marco sta male per Stefania. La soap Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori di Rai 1. Nuovi intrighi e svolte inaspettate saranno al centro delle puntate in onda da mercoledì 1 a venerdì 3 febbraio 2023. Stando alle anticipazioni, Matilde intuirà che Stefania è il vero motivo del nervosismo di Marco. Nella puntata del Paradiso delle Signore 7 in onda il 1 grado febbraio ci sarà una svolta nella vicenda dei Buzzetti spariti dalla caffetteria, Salvatore Amato scoprirà che i disegni in questione si trovano nella borsa di Francesco. Visto ciò, il barista accuserà il ragazzo di furto. Nel frattempo, Gemma chiederà a Roberto di indagare sullo stato d'animo di Marco. Il giornalista, però, ammetterà che il suo umore dipende sia dai contrasti con il fratello Tancredi, sia dalla preoccupazione per un'intervista al regista Federico Fellini. Il giovane non menzionerà la fidanzata Stefania. Dunque, cosa sarà accaduto tra i due? Intanto, continueranno i pettegolezzi sul conto di Adelaide e Marcello. Le anticipazioni della puntata in onda giovedì 2 febbraio rivelano che Marcello e Armando difenderanno Francesco dalle accuse di Salvatore. I due cercheranno di convincere quest'ultimo che le sue insinuazioni sono infondate. Alla fine la verità emergerà. Nel frattempo, il Paradiso delle Signore sarà in fermento per l'arrivo di Sandra Milo, la testimonial dei Colanti in Licra. Intanto, Umberto continuerà a tramare sulla questione di Palazzo Andreani, tenendo all'oscuro Flora. Marco, invece, seguirà un consiglio di Vittorio che lo avrà spronato a riavvicinarsi al fratello Tancredi. Tuttavia, quando l'editore apprenderà che il passo in avanti del giornalista sarà stato frutto di un consiglio di Conti, non la prenderà affatto bene. Anzi, si precipiterà dal direttore del Paradiso per affrontarlo. L'uomo intimerà al rivale di non intromettersi nelle questioni della sua famiglia. Nell'appuntamento in programma venerdì 3 febbraio ci sarà una riappacificazione tra Salvatore e Francesco. Amato, infatti, avrà capito di aver sbagliato nei confronti del ragazzo e si scuserà per averlo ingiustamente accusato di furto. Nel frattempo, Matilde intuirà che Stefania è la ragione del nervosismo di Marco. Al Paradiso delle Signore, arriverà Sandra Milo che scatenerà la gelosia di Irene. Quando Alfredo rimarrà affascinato dall'attrice per la diva, è gelosa. Intanto, Adelaide proporrà a Marcello di diventare socio del circolo. Nel frattempo, verrà organizzata una cena in onore di Marco. Nel corso della serata quest'ultimo e Gemma ritroveranno più volte vicini e la sintonia tra i due si protrarrà fino a tarda sera.